Anche se mancano pochi giorni alla finalissima del Grande Fratello nella casa, tutto procede normalmente, nel senso di liti e alleanze. Poco fa, per esempio, gli autori hanno fatto recapitare alcuni gioielli destinati ai concorrenti e ha stupito e non poco l'atteggiamento di Federico Massaro. Ha letteralmente fatto una corsa per riuscire ad accaparrarsi quante più cose possibili. Il motivo? Portare qualcosa a sua madre. Si è giustificato con gli altri. Tra chi ha poco gradito questa prepotenza per Lavatiero. Anche perché non sarebbe la prima volta che Federico si comporta in questo modo a discapito dei compagni. D'accordo con la ex protagonista di Temptation Island Beatrice Luzzi, che ormai è una sua alleata. L'attrice ha invitato il coinquilino ad essere un po' più rispettoso verso gli altri, anche perché sua madre non è una concorrente. Beatrice gli ha ricordato che i regali del GF spetterebbero in primis agli inquilini e, sempre se dovesse avanzare qualcosa, si può pensare di fare un dono ai propri cari. Ma Federico non è sembrato della stessa opinione. Ha continuato a mostrarsi ostile e fermo sulle sue posizioni, al punto da essere accusato da Sergio di essere un bambinone. Nelle ultime ore sempre Federico è stato di nuovo protagonista nella casa, ma stavolta suo malgrado. C'è stato infatti un piccolo incidente in cucina, mentre Rosy Chin stava come al solito preparando i piatti per i compagni d'avventura. All'improvviso e ovviamente senza accorgersene, la chef ha appoggiato il coperchio di una pentola sui fuochi a induzione.